Il maschio, magari volevo fare tipo l'anno scorso, che cavolo ne so, cioè, sento il maschio cosa vuole fare, se non fa niente come l'anno scorso, ci sono. No, tu cosa ne pensavi come idea? Alla Madonna, non te l'avevi scritto? Era solo. L'anno scorso venivate andati all'Africa? No, eravamo andati... Link? Forse eravamo andati in Liguria. Johnny, sì, io non lo avevo, mi ricordo. Cosa stai facendo? Ho sbagliato. Devi copiare quella? Uno spettatore! Dicono G, ti sta mandando il sbattimento. Io rispondo mai. Cos'è sta roba? Cosa? Ok, così. La tua storia. Assurdo quando mi hai mandato la... Uno spettatore! Quando mi hai mandato la cosa del... Del? Con il coso di... Oh, cosa è successo? Si è chiusa? Forte di Brazzers. Vai, Lele, comincia a introdurre. Buongiorno! Buongiorno, saluti. Abbiamo uno spettatore, il primo spettatore. Poi, adesso devo fare... partire una live qua. Buongiorno! Saper fare un massaggio. Dai, Lele! È il bello della diretta, Massi, bello! È il bello della diretta, cavolo! Devo fare una storia, non riesco a farla. 8K. Ecco, ci sono. Vai, Lele, vieni qua. Dove? Vieni davanti alla cosa. Qua? Sì. Cosa fai? Cazzo di... Bello, bello! Bello! Scemo. Ah, è vero che già non posso mettere la pronti? 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 Ciao, ciao, ci dica che cosa... Ciao a tutti ragazzi, si sente, vero? Si sentiva prima. Prima, si sente più. Microfono. Prova. Sì, si sente bene. Si sente bene. Benvenuti in questa nuova diretta. Abbiamo tre spettatori su Instagram a cui chiedo di accedere alla pagina di Twitch. Nelle nostre storie c'è il link. Quanto è bello Ema. Ema, va che sei inquadrato. Sono troppo bello, non quanto, troppo. Per favore, partecipate su Twitch. Aspettiamo su Twitch al profilo Globazzo Padel Tour. Trovate nella storia il link per accedere direttamente alla live di Twitch. Eccoci qua. Dove sarete più presi. Più presi. Più dentro alla live. Però su Instagram è un modo per acchiappare più followers su Twitch. Esatto, trasferitevi pure lì. Aspettiamo un attimo. Cosa parliamo stasera? Vai che gli spettatori stanno aumentando. Stasera è importante. È quello che aspettano tutti. Ma questo microfono funziona. Stasera è importante, ragazzi. Stasera si scopriranno le sorti di del Twitch, sì, funziona. Vabbè, dormi. Max, metti pubblicità su Twitch che tiriamo due soldi. E non so sinceramente come si fa a fare pubblicità su Twitch, però a breve ci organizzeremo. Aspettiamo ancora un minutino che tutti gli spettatori entrino. Siamo a 7 spettatori. E intanto no, vi dico che chiaramente abbiamo chiuso le coppie rispetto all'ultima live che abbiamo fatto. Ci abbiamo messo
più o meno un 7 giorni, e quindi siamo molto fieri di questo risultato. Si vede che insomma mancava un po' tutto il Globass, quindi tornare è stata la scelta migliore. E oggi faremo i sorteggiun. Chiedo ai nostri due valletti appunto di preparare carta e penna. Carta e penna? Carta e penna, sì. Qua ci preparati. Ah, ci sono già le urne qua pronte. No, telecamere? Carta e penna, no, non lo so. Telecamere? Noi abbiamo solo mortai e mortaretti. Inchiostro. Tom, appiccicano lì uno. Sì, sì. E così? Ma sì, ma sì. Poi lo togli. Poi lo togliamo. Allora, come sta? Come sta la nostra chat? I nostri bellissimi spettatori. Ma sono tutti qua. Allora, usciamo da lì, per cortesia. Instagram è vecchio, è da boomer. Instagram è da boomer. Dovete mettervi su Twitch. Instagram è da boomerazzi. Vi lascio il link di Twitch. Mi raccomando. Lele, dai, fai un bel annuncio. Se siete dei boomer come Massi Felten, state su Instagram. Se siete aggiornati come Ste Marzo, buttatevi su Twitch. Sei d'accordo? Venite tutti su Twitch. Siamo su Twitch, lo bazzo, Padel Tour, non fare il boomer. Esatto. Adios, chiudiamo la live. Magari c'era qualche boomer che voleva partecipare, tu. Via, via, tolti. Noi non li vogliamo, i boomer. Sei razzista contro i boomer, però. Yes. Dai, dai, allora. Mettiamo giù le fasce. Playtomic. Le hai già fatte? Le fasce, sì, sono già fatte. Allora, community, no. Competizioni. Sì. Faccio qualcosa di utile, scrivo. Prima fascia. Furfari, Rinaldi. Coppia, direi, favorita, essendo la testa di serie del torneo. Non hanno mai giocato insieme, è un inedito. Seconda coppia, Baccellieri e ragazzo fortunato che non conosciamo. Con due C, Baccellieri. Sì, con due C e due L. Baccellieri e Fortunato. E Fortunato, esatto. Ragazzo Fortunato. Fortunato, si ragazzo. Così. Direi Fortunato, direi Fortunato. Poi c'è Luca Catroppa e Buzzi. Catroppa Buzzi, altra coppia finalista dell'edizione Nuove Volti. Che giorno è? Quella che abbiamo succato 2 giorni fa. Sì. Il 25, giusto? Oggi è il 21. Oggi è il 21, lo so. Ah. Il 25. Sì. E ultima coppia, prima fascia, Molinari con Falonieri. Con Falonieri si presenta con un nuovo partner, attenzione. Oh. Ma quante sono le coppie, ricordiamo? E questa è la prima fascia. Quante sono le coppie, quante sono? Seconda fascia. Non lo so. Poi dobbiamo tagliarle e fare i bigliettini. Dimmelo quando le ho scritte tutte. No. Ricordiamo quante sono le coppie, ricordiamolo. Oh, sembra la prima volta che faccio l'estrazione. Ricordiamolo quante sono le coppie. Come che ne so? Ricordiamo quante sono le coppie, per l'ottimo. 32. Ci fermiamo su queste coppie. 32 partecipanti, 16 coppie. 32 partecipanti, 16. 32, 16. Allora, se non sento la chat attiva. Voglio un po' di commenti, un po' di fuocherello. 25. Seconda fascia. Con no, fatto Orsenigo Galimberti. Adesso sai che io e te non so che fascia siamo. Tu quanto hai di valore? Dipende. Qua aggiornato ad oggi. Non lo so. Porca troia, ogni volta. Oh. Scusate, ragazzi, con i problemi tecnici. Che qua non sono andati avanti. Pensano a farsi la parte. Dai, fate un complimento a Lele, che è bellissimo dalla telecamera. Grazie. Max sembra il Cassano della Bobo TV. È vero. 4.39 sei. Lele, tu sembri ventola, dicono da casa. 4.39 più 3.1 diviso 2. 3.74. Quindi noi siamo 3.74. Ah, quindi noi siamo Felt e Marzorati. Seconda fascia? Sì. Poi c'è M Figini A Figini. Milano Figini. Milano Figini, Ancona Figini. Bravo, sì. Lele. Poi F Ronzoni e L Ronzoni.
Minchia, Mariani e Moro. Sono sotto. Di 0,01. Madonna, pazzesco. Sì, 3,54, 3,53. Ah, lo fa già Playtomikill. Sì, sì, lo fa già Playtomikill. Allora non hai fatto i tuoi cose, l'hanno già nessun fatto. Magheggio, nessun magheggio. Da Ronzoni e Ronzoni, è l'unica coppia doppia Ronzoni, non ho messo le lettere. Sì, va bene. E terza fascia. Mariani, momentè. Quindi potrebbe avverarsi il mio incubo un'altra volta. Potrebbe. Il tuo incubo. Incubo meglio. Cioè, come se... Marco fosse svenuto. Poi, Ratti, Manzini. Ma si legge? Sì. Sì. A casa si legge? Sì, si vede. Però lo faccio in doppio. Poi, sì, Borroni. I tuoi peli dell'orecchio. Borroni, Figini. Si vede anche che sei dimagrito, Lele. Live! Commentate quanto sono. Pancera, dimagrito. La nera. Sono dimagritissimo. Cazzo, era meglio che andavamo in terza fascia, la nera. Dimagritissimo. Poi, ultima fascia, ma non per importanza. La Paola non mi fa più entrare in casa. Dalla Pozza, Cavestro. Grande Danny, ciao Davide. Ma domanda. Magari ci stanno seguendo. No. No. Toccati fare noi. Cassa Magnago. Cassa Magnago. Johnny è... Cassa trattino Magnago. No, no, tutto ah, la Cassa Magnago. Anche perché Johnny è nel torneo, quindi posso fare Johnny. Si legge una sega, dicono. Non so, venite male voi che siete bravi. E so. Conti Monti. Che cazzo è? Cioè... Le coppie sono così. Siete bravi voi allora, complimenti. Cassa Masnago, Conti Monti. No! erano due Cassa Magnago. Cassa Magnago sono due fratelli o cugini. Cassa trattino Magnago. No, è giusto. Cassa Magnago. Cassa Magnago. Ah, doppio, ok. Mica l'ha anche letto il cognome qua. No, non l'ho guardato. Stavo guardando il display. Okay. E poi Conti trattino Monti. Conti. Sono due. Ok. No, Conti Monti. Non lo so. Dopo Cassa Magnago. E l'ultimo è... Cassa Magnago. L'hai anche scritto tu, Cassa Magnago. L'hai scritto anche giusto. Chiedo scusa per Cassa Magnago, ci posso. Vabbè, ma... Un po' dislessico. E l'ultimo è Cottica. E... Cottica? Cottica. Sì. E Petrongari. 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 Ok. Quindi tagliamo e mettiamo nei bicchierini i relativi. Faccio un recap, posso? Vai, recap. Prego. Allora, prima fascia abbiamo Furfari Rinaldi, Baccellieri Fortunati, Catroppo Abuzzi, Molinari Gonfalonieri. Seconda fascia Orsenico Galimberti, Felten Marzorati, Figini, Ronzoni. Terza fascia Mariani Momentè. Spero di non beccare. La pasta asciutta con le acciughe. No, con le vongole. Le cozze. Immaginate che buon profumo ci sarà qua. Ratti, Manzini, Borroni, Figini, Pancera, La Nera. No. Quarta fascia Della Pozza, Cavestro. Salutone, un abbraccio, raga. Cassa Magnago. Conti Monti, no, Cottica, no. Petrongari. Sì, no, che quando si posa la forbice. Ma ci la banana. Ti ho messo le forbici, scusa. Importantissimo, le banane. Ricordiamo che anche lo basso. L'unico torneo. Adesso. Che mi dà le banane. Bravo Lele, bravo Lele. L'unico torneo che vi dà. Dillo ai nostri spettatori. Adesso entriamo nella fase hot dell'estrazione. Però mi stai facendo venire fame. Adesso assaggiamo, magari fa schifo. No, al profumo. Marzo, dimmi un altro torneo che dà le banane. No, buono. Il Globasso. Dimmene uno, mi hai detto. No, ho detto dimmene un altro. Un altro fuori dal Globasso. Io non ne conosco. Forse il Volpa del Tour le dà. Ma forse, eh. Ma secondo me. Ma forse. Non hai i nostri fondi. Ma secondo me è una cosa intelligente. Buone. Buona. Stato bravo. Chi è stato bravo? Mio papà l'ha fatto. Ma o mia mamma. Io non posso mangiare. Non posso mangiare le cozze. Le vongole. Una vongola? No, non so. Ho scritto il petto di cuore. Sta facendo i bigliettini. Stiamo preparando appunto 4 ciotole e faremo un'estrazione stile Champions League. Prima fascia, seconda fascia. Dammi le
No, sì, prima fascia. Anzi, girone A, girone B, girone C, girone D. Intanto qua ho dei bellissimi bicchieri. No, faccio io. Stavo svenendo, ho bisogno vai, di... Vai, mangia, mangia con calma. Stavo svenendo. Ma svenendo. Non ha fatto un cazzo. Tutto il giorno avrà fatto un'ora di crossfit. Sta svenendo. Forse non si può fare un cazzo. Allora, i nostri nuovi spettatori stanno annoiando a casa. Mamma mia, ma no. Ma squadra, la prestazione dovrebbe essere di 100.000, mica 9. Fai gente che non... Allora. Se si arrivano adesso. Primo. No, girone A. Guardate le spalle, adesso mi viene. Girone A. Anzi, papara 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 pa. E A lo scriviamo col pennarello, rosso. Girone A. Poi di spaziato facciamo. Girone B. Sotto ci mettiamo il girone. Sì, guarda. Si vede. Io abbasserei un po' la luce forse. Verso il basso. Mm-hmm. No, no, bassa l'intensità. No, sì, sì, no, andava bene. Ancora un po'? Ancora un po'? Ancora un po'? Meglio da casa, si legge girone A, girone B? Sì. Aieie Globazorf dice... Chi cazzo è Aieie Globazzo? Dice chi è Peduto? Cambia colore che non si vede. Chi è Aieie Globazzo? È la bimba di Alex. Ah, vorrei, si può cambiare nome su Twitch. E dopo un po'. Cosa dire dopo un po'? All'inizio no, per quello è la bimba di Alex. Quindi non avevamo più la bimba di Alex. Purtroppo no. Posso dire che preferivo la bimba di Alex? Devo fare la scuola, vedi? Perché mi va lì? Buono, buono sto pasto. E tieni. Tieni, tieni. Bimba di Alex rimane sempre nei nostri cuori. Sempre. Grande Johnny! Eh no, la bimba di Alex. Bravo, adesso scrivi sotto la G, scrivi 1, 2, 3, 4. Dove poi metteremo le coppie? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E 4? 1, 0, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non sono proprio uguali, ma... Vabbè, va bene. Ma a noi non ci piace queste cose. C'è un po' di colore che ci piace, un po' di colore. Le cozze sono un piatto tipico lussemburghese. Sì, con le patatine fritte. Il lussemburgo ha delle cozze e patatine fritte. È anche molto buono. No, comunque. Comunque. Dice che. Ah, perché? Ci darò un trucco di magia. Allora lo tiro fuori. Ma qual è il trucco? Entrate nell'orecchio. Figa. Dovete fare. Lo dovete fare. La sa sta. Allora qui dobbiamo fare. Eccoci. Dai, venuto più. È un secondo, dovevo mangiare. Poi l'hai tenuto al freddo. Senti che le cozze sono andate male. Ma l'ho fatto a casa adesso. A tu? No, non avevo fatto. Ma fatto in coppia? Cucinano in 8 per 8. Sì, devi girare bene. Fa crossfit, non c'è neanche la forza per girare. Banani. Ma fate quello che voi potete mangiare, potete... Attenzione, abbiamo il picco di 14 spettatori. Direi di approfittare di questo momento. Una la mangi e una la fai sparire. Hai visto l'altre? No. Minchia, quanto fa spaccare Albert numero uno. Allora ragazzi, entriamo nella live prepotentemente. Perfetto questo.
nel vivo. È vecchio, va bene. Allora, è il fuoco automatico quello, John. Il nostro balletto. Ma ci sentono da casa? Sì, sì, sì. Il nostro balletto è pronto. Questo mi sa che non va. Però fa scena. Però fa scena, dai, fa scena. Però batte un pochino. Non capisco però se... Fa scena, fa scena. Fa scena. È un po' cupo. Allora, no... No, ma fa scena. Ce n'è uno per te e uno per me. Ah, perfetto. il nostro balletto... Estrarrà... Non parliamo insieme. Solo questa edizione partiremo dalla quarta fascia. Oh, ottima idea! Bello, ottima bello, idea! Ci avevo pensato anch'io. Ottima idea! Io un applauso lungo. Quarta fascia. Eccola qui. È ancora pronta. Come non è ancora pronta? Sì, no, scherzo. Già fatto. Sono quattro palline ciucciate da lui. Sì. E perché devono essere ben chiuse. Quella più bagnata è quella che vuole meno. Ah, ok, ci sta. E okay. Ma tanto noi non sappiamo ancora in che gruppo siamo. Vado? Lo so. Oh, rullo di tamburi, Mario. Il girone di... Tutto al contrario. Girone D. Nel girone D... La quarta fascia. Prima coppia estratta del girone D. Attenzione. Sai che c'è scritto dietro? Non so. No, perché sono fuori di brutto, ovviamente. Cassamagnago, Cassamagnago. Eccoli qua. Girone D, quarta fascia. Scrivi Cassamagnago per due. Sì. Eccoli qui nel new entry, direttamente dal nostro profilo Instagram. Per due. Lui, oh, mio compagno universitario, Ah, grande. Un attuario? Un attuario. Allora sarei ricco pure tu, come mi attuario dei miei soldi. Poi per il girone C. Girone C. Scusa, perché hai messo? Non lo so. No, tu l'hai messo lì, c'hai in mano tu. Io non ho. Ah, ma sei viola in tema globale. Certo. Pazzesco. Sono in veste da ministro. Addirittura. Da sindachi. C'ho anche. Ma io se vuoi, io sei stato viola oggi. Allora. Il pennello. Però stiamo facendo una cosa. Vai, per... Allora, per il girone C. Quarto estratto. Quarto estratto. Quarta coppia. Cottica Petrognari. Sì, Petrognari. Petrongari. Non so se si vede. Ah, scusate. Cottica Petrognari. No, non si vede. Si vedrà un cavolo, Lele, no, però no. Andate sulla fiducia, bravi, dai. Bravi. Cottica, vero? Cottica Petrongari. Anche loro new entry, volti nuovi di questo globasso. Gari. Benvenuti allora. Benvenuti. Benvenuti e buona fortuna. Girone B di Baciami ancora. Vai, bravo. O di, magari. O di bollate anche. Oh sì, bolla. Di bolla. Era bolla. Attenzione. Conti Monti. Bravo. Che non è un cognome unico, ma sono due. No, sono due, sono due. Conti Monti. Girone. Di ferro. Questo è girone già di ferro. Sì. Non lo so. Mi fido. So. Come fa? Ce n'è uno. Vabbè, magari sono fortissimi. E quindi al girone A per confermare. Per confermare, però chi c'è? Vediamo se hai studiato. Cazzo, c'è Massi. No. No. Johnny. No. No. Dai, li conosci. Beh. Cavestro e Danny. Per confermare. Danny e Davide. Cavestro. Ed ecco girone qui A. Il girone A di Amianto. Ce lo dire, però vabbè, ci dà. Ok, ma mi si mette o sono tagliato? No, ti si vede, a parte okay. La parte un po' alta dei capelli, sì, ma la faccia si vede. Allora faccio così. Così completo. No, adesso certo, chiediamo al, porti, per favore, non ci sta. Al nostro videomaker e interazionista. E sensitivo. E sensitivo, che cosa prevede il menu? Cioè, passiamo direttamente al terzo, al primo o al secondo? Facciamo un po' jolly. Un po' jolly? Io andrei direttamente al primo. Al primo? Primo ok. Ci sta. Facciamo un mix. Attenzione. Partiamo da sempre il D, direi. D, o facciamo il contrario. Mi, facciamo un C. Io farei da A, così al dopo il contrario. Da, quindi A, B, C e D. Il primo questo, siamo matti. Quindi siamo matti. Dalla A, nessuno può dire che D, è pilotata. C e D. Ma anche perché saremo degli ottimi attori. Allora. Girone A. Girone A. Prima. Girone A. Primo. Molinari. Con Falonieri. Bello, Molinari con Falonieri si beccano il giro di ferro. Un giro di ferro. Molinari, ma posso metterli a caso qualcosa? Sì. Prima fascia, Lele. Molinari con
Molinari sarà il prossimo sponsor. Con la Sambuca. Sambuca. Pazzesco. Siamo matti. Allora, adesso B. Girone B. Girone B, quindi andiamo... Conti Monti. Chi ti aspetti? Conti Monti, mi aspetto... Centi, Fenti. Dai, di prima fascia chi c'è? Ma io me li aspettavo loro, me li aspettavo. Furfari, Rinaldi. Cazzo, loro sono forti. Furfari, Rinaldi, me li aspettavo. La testa di serie del torneo, ti ho detto che era un giorno di ferro. Lo sapevamo già prima. Ancora prima ci finirò io con Marco. Ancora prima chi che c'è, chi c'è nella quarta? Conti, Monti, quarta. Sì. Furfari, giusto? Sì. Rinaldi. Mi sa che l'accento però è Furfari. Però non sono sicuro. C'è uno sulla U. Sì, direi. Azzardiamo. Così. Rinaldi. Ivan. Aldi, lo sei Ivan o... No, va bene. Ci fidiamo. Perché è uno. È uno. Ah, non solo due. Attenzione, per il girone C. Girone C è un po' scomoda. Però si va bene. Sei sicuro? Quello. Ma il cambio. Cambio. Attenzione, cambio idea. Cambio. Hai ragione, cambio. Non sono sicuro. Così. Sembrava la scelta di un mentalista. Oggi è così. Siamo matti. Ma allora, è sputata anche quella. Di questo un po' meno. Quindi, secondo me, ci è una copia normale. Baccellieri Fortunato. Eccoli. Ragazzo Fortunato e Baccellieri. Girone C. Allora, ragazzo Fortunato è un nick, supponiamo. Baccellieri o Baccellieri? Con due C e due L. Baccellieri. Ho detto due C, ne ho fatto uno. Ma sì, ma siamo matti! No, siamo dislessici. Sì, è diverso. Fortunato. Ok, bravo. Baccellieri Fortunato! Ottimo, e per confermare... Giusto. Quello che non volevi mettere nel C. Vediamo chi sarebbe stato. Vediamo chi sarebbe per confermare Buzzica. Oppure No. Buzzica di pazzesco. Buzzica troppo. Ma come hai fatto? Minchia, ne sa una più di diavolo. Si vede che è il presidente. Pensa. Buzzica. Che sono finalisti dell'edizione 3. Bravo. No, non era 3. Sì, vuoi... No, 4. Oh, tutti e due ho sbagliato. Sì, è vero, ma ingannato. Buzzica troppa. Quindi, Marzo, che facciamo? 2 o 3? La 2. La 2? Sì, partiamo così da... usciamo noi. E partiamo dal D. Da D. Partiamo dal C, facciamo C, B, A e D. Cosa facciamo? C, B, A e va D. Bene, quindi, lo ripeto perché magari... Estraiamo dal secondo girone C, B, A, D. Il 2, giusto? Girone 2. Dai, il 2. Girone 2. Cioè, fascia 2, girone C di combo. Girone C. E poi B. E poi B, bravo. E poi A. E poi A e poi D. Vediamo chi esce qui. C. Quindi, abbiamo detto, fascia 2, girone C. Momenti di tensione. Orsenigo Galimberti. Bello. Forse... Non male, Ma tu li conosci, Baccellieri Fortunato? Sì, Baccellieri è il doc, il dottore, che ha giocato con Mimmo, Furfari. Ah, ok, lui è bravo, Giacomo. ok, sì. Sì. E Fortunato? Fortunato non lo conosco, però mi hanno detto che merita. Orsenigo Galimberti, girone C. Anche Orsenigo Galimberti, io sono sempre stato in prima fascia. Quest'anno si sta alzando il livello, cioè adesso nel 2023... E dopo la calcoliamo. Bella domanda, bravo. Grazie. Quindi adesso il B. Ci sono belle domande. Con Furfari e Rinaldi. B di Bologna. Conti e Monti. Abbiamo. Che è detto girone di ferro. E, beh, questo è cerronissimo. Io lo so. Marzo, secondo te potresti essere tuo o no? Sì. Te lo senti? Sì. Può essere, sì, mancano tre. Non è vero. Figini. Sì, che è la sorella. Ah, davvero? Adele. Ah, no, ho capito chi sono. Sì, Mario. Mario è la sorella. Ho capito. Ma che tra l'altro, vabbè, poi... Ok. Parlo di una cosa... C, B, adesso... C, B, A. A, D... Amianto sempre. Di amianto. Abbiamo solo... Infatti non venite a giocare perché non so come potrebbe finire. Ce la fai? No, sei buonissimo. Vedo.
Cioè, in culo. Come va la live? C'è qualche domanda? Nessuna. Dai, scrivete qualcosa. Mì, cosa vi sentite? Chi vorreste? Che emozioni avete? Chi vorreste? Io lo so. Tu lo sai? Secondo te chi è? Io. No. No. Ma? Ma? Marzonati, ma se non sei tu? Ah, mi ricordo. Ronzoni, Ronzoni. Ah, Ronzoni, Ronzoni. Pazzesco. Quindi noi siamo qui. Con Buzzica Troppa. Ancora Buzzica Troppa ci becchiamo. Beh, va bene. È una bella sfida. Ronzoni. Abbiamo perso. Ah, perfetto. Ma Nev. Ma Giorgio, scusa. Nella terza, adesso è Giorgio. Ah, è tra gli scarsi lui. Vabbè, e quindi per. Quindi per confermare. Per par condicio. Per confermare, qua abbiamo un. Credo. Ah, giocate con i. Cassa. Minchia. Mi fratelli. Oh, questo qua è un giro di ferro. Questi qua sono forti. Sì. Felten, Marzorati. Che per chi non sapessero chi sono, sono Felten e Marzorati. O Marzorati e Felten, come volete. Va bene. Metto prima Marzorati e prima Felten. È uguale. È uguale. Allora metto prima Marzorati. Sì, Marzo Felten. Più Marzo. Ok. Ottimo. Allora. Manca soltanto la terza fascia. Che sì, è quella un po' più ostica. Perché sono dei buoni giocatori? Terza fascia, cioè, è sempre un po' nel middle. Direi di partire dall'alto. 4,95 scrive, ma porca di quella. Voi sapete chi è 4,95? Troppa. Beh, in effetti, sì. La mia logica è pari a quella di un capriolo, effettivamente. No, secondo me è Figini. O dalla pozza cavesso. Vabbè, ci facciamo la rivincita, dai. Dall'inizio, però. Ma volevo che sorteggiassi tu. Comunque, girone A. Girone A, terza fascia. Aspetta, com'è il giro? Scusa, ABCD. Facciamo okay. Classico. Chiudiamo, alla fine chiudiamo con la terza fascia e chiudiamo il classico. Giustamente, subito. Così. Così. Pancera. La nera. La nera. Pancera nera, girone A. La nera pancera. Oh, Johnny. Dai, Dai, Johnny. Sono contento che non sono contro di voi. È un girone A che regalerà delle belle sfide, sono bravi. Guarda, non sarei neanche così convinto della di chi passa. Di chi passa. Vabbè, dopo state connessi perché c'è il Toto Globasso, quello è importantissimo. Andiamo diretti al B? Ma noi siamo matti e facciamo un C dai! No, scherzo, facciamo B. Vado? Vai. Okay, così come se stessi estraendo io. Sì, vabbè. Estraiamo insieme. Ma siamo matti. E poi il presidente, dicono. Vabbè. Magheggio, dite. Girone B. Ma anche se fosse un magheggio. B di? Cazzo. B di... cosa che era? Baciami ancora. No, bolle? Bollettone. Vabbè. Di bolletto di, boh, non so, di detto bocciofile bolle. Vabbè, di Borroni Figini. Ah, di Borroni Figini. Quindi ci sarà il derby? Ah, sì, perché sono tre fratelli. Okay. Cioè, sono due sorelle e un fratello e si sfidano. Quindi è Figini. Bello, dai, mica, bello, scannatevi, mi raccomando, Figini, fratelli, ammazzate. Borroni e Fabio. L'incubo di marzo si sta per avverare. E si avvererà sicuramente, perché io le atterrago tutte, quindi girone C, io spero vivamente... Vai, bastardi. Vai. E tu dove io vai? Spero guarda, in... te li metto qua. Momente e Mariani. Ah, perché sono terza fascia. Sì. Eccolo, lo apro qua. 0,01. Sì, mette Mariani e vai! Ma il giro di è diventato sammatica! No! Il girone C, momento Mariani. Eccolo qua! E quindi al girone D, per conferma. Per conferma, ce l'ho qua io sempre l'altro. Per conferma, chi è che è? Io ovviamente... Marzorati Felti. No. Ratti Manzini. Che anch'io non conosco. Conosci tu, Max? Io conosco Manzini, che ha partecipato sia alla prima edizione a Barlassina, cioè la prima di quello che mi ha fatto a Barlassina, sia quella dei Volti Nuovi, anche se era già partecipato. Ah, sì. Barata Manzini, eh?
perché ci sta, poverini. Però aveva cambiato compagno. Ma perché non c'è? E gioca con Ratti, ma mi hanno detto che sono molto migliorati, quindi... Sarà tosta. Non è facile, non è da sottovalutare. Magari nessuno la foto. Facciamo la foto. Questa è la... Togli la mano. E stavo facendo una linea. Dai, cancellare 10 minuti. Va bene, scusa. Cioè... Ci stava. Stava, Però... Ma non noi siamo seri, non siamo mica qua a cazzettare. Potresti di fare un po' anche per me. Ma guarda. Sei proprio l'ultimo per più tipo. Ma sì, ci sta. Ok. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ecco voi il... avete tinte i capelli con volto nuovo, è vero. Avete tinte i capelli? Leggimi qualche commento, Marzo. Ma c'è poco. C'è soltanto... 4,95 che non ho ancora capito se è Luca o Federico che Luca. Dice Luca e che ne so, come faccio a sapere lì il cognome, mi hai detto che non voleva evidentemente giocare ancora con noi, però vabbè, ci rifacciamo una bella partita. Vabbè, e Manzi sì, che dice che aveva tinto i capelli, era comunque un volto nuovo, in effetti io non mi sono accorto. Però chiedi un po' le impressioni a caldo della... Dai, diteci cosa pensate, chi credete possa vincere, chi credete possa dire la sua, possa passare al girone gold, possa essere la coppia rivelatrice del torneo e possa magari mandare a casa i favoriti, no? Favoriti sono? Favoriti sono Furfari. Direi sì, la prima fase. E Rinaldi. Ma ti dirò, anche Confa e Molinari... Chiaramente buzzica troppo, cioè tutte le prime fasce certo che hanno una possibilità in più. È anche vero, ci sono delle seconde fasce forti, mi viene in mente Ossenigo Galimberti, che potrebbero anche sorprendere un po' tutti. Potrebbero anche sorprendere, soprattutto se Tommy è in forma e non si fa male. Esatto. Ciao, facciamo un toto... Un toto couture. Un toto globasso. Toto Globasso, stessa edizione. Girone Globasso. Sì, allora, spiego velocemente le regole per, ecco, per chi è nuovo. Però le regole alla fine sono sempre le stesse. Cerchiamo di mantenere sempre la solita formula. Allora, per questa edizione applicheremo chiaramente 4 gironi, da come si può vincere. Le prime due coppie passeranno alla fase finale Gold. Invece le terze e quarte classificate passeranno alla fase finale Silver. Come si ottengono i punti per arrivare tra le prime due o tra le terze e quarte? Chiaramente facendo una sfida contro ogni coppia del proprio girone. La sfida, se vinta 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-0, perché si vince al set, darà 3 punti. Se vinta invece al tie break, che si farà secco al 5 pari, cioè al 5 pari si fa il tie break al 7, darà 2 punti al vincitore e 1 punto al perdente del tie break. 0 punti chiaramente a chi perde il set. Ci sarà il punto d'oro al 40 pari e nient'altro da aggiungere. Quindi la classifica così composta della fase finale Gold vedrà il primo del girone A sfidarsi col secondo del girone D, il primo del girone B sfidarsi col secondo del girone C, il secondo del girone A sfidarsi col primo del D e il secondo del B sfidarsi col primo del C. Poi vabbè, comunque durante il torneo saremo sempre a disposizione per chiarire ogni dubbio. Però classicamente noi applichiamo questa formula. Analogamente terzo e quarto si incrociano per far sì di non incontrare, almeno ai primi due turni, le stesse coppie già sfidate in precedenza. Nella fase finale Gold e Silver, no scusate, nella fase finale Gold applicheremo un unico set, ma al 9, quindi un po' più insomma, attivo, e un po' più faticoso da conquistare, con le medesime regole, quindi sul 40 pari punto d'oro, e nel caso di tie break all'8 pari, sempre al 7 il tie break. Sul 6-6, sul 6-6 pari, ci sarà il punto del partito. Quindi secco al 7. Il primo che arriva a 7 passa al partito. Il partito. Così per quarti di finale, semifinale e finale. No, scusa.
quarti di finale, semifinale, mentre per la fase finale, per la finale, ci saranno due set, quindi una classica partita di padel, soltanto con due set. In caso di pareggio dei due set, verrà fatto un tie-break, sempre al 7, sempre con il punto del partito, in quel caso punto del globasso. E, è così, insomma, un po' disciplinato il tutto. Altre cose da menzionare è che la fase finale silver faremo sempre un set unico, ma non al 9, al 6. Quindi diciamo un torneo un po' più dinamico, un po' più veloce, presumibilmente finirà anche prima, e quindi anche per evitare che si giochino le finali insieme, così uno può vedere la finale del silver e magari la finale del gold. Vi consiglio di invitare i vostri amici, perché sono sempre ben accetti, ci saranno tante novità ancora in questo globasso, ci sarà qualche gadget importante, quindi se volete darci una mano a noi, al progetto, insomma, venite con magari il portafoglio pieno. Molto pieno! E oltre a qualche gadget, riempie lui, non vi preoccupate. Oltre a qualche gadget, diciamo, importante, che potete bene immaginare cos'è, ci saranno anche qualche mini gadget, qualche giochino annesso, quindi sarà anche divertente venire anche per chi non partecipa al torneo. Infine, per tutti i partecipanti ci sarà l'hamburger, le patatine e la birra, e abbiamo trovato un fisioterapista alternativo. Purtroppo il nostro massoterapista classico non ci sarà per lavoro, e quindi ci siamo affidati un altro professionista, sempre un fisioterapista, e vedrete che ci troveremo benissimo. Detto questo, come sempre porteremo con noi il fotografo, essendo 32 partecipanti avremo più foto pro capite, diciamo così, quindi anche questo è una cosa vantaggiosa, cioè essere in pochi magari crea un po' quell'idea di amicizia un po' più forte rispetto che magari un gruppone, anche se a noi piace sempre avere più gente possibile. E vi dico, più o meno il torneo finirà per le 11, 11 e mezza, poi dipende dalla velocità, quello noi non imponiamo mai un tempo limite alle partite, quindi quando finiscono le partite finiscono. E quindi per quell'ora lì più o meno mangeranno gli ultimi, chiaramente i finalisti, ora che si fanno la doccia e tutto, magari per la mezzanotte. Il consiglio è per gli esterni di arrivare, non so, alle 9, alle 8, per viversi un po' anche lì l'hamburger, c'è il bar che comunque fornisce più o meno tutto, sia pasta asciutta che... Anche un cozzo e lungo, sì. No, forse quello non ce l'ha. Piadine, insomma, è un bar molto fornito, birre, eccetera. Sarà tutto da dare al bar. Un'ultima informazione di servizio. Siamo ufficialmente iscritti al CONI, come Globasso. E, se qualcuno ha bisogno o comunque vuole farsi un'assicurazione... noi chiediamo più o meno 10 euro di tesseramento, e l'assicurazione chiaramente copre gli infortuni sul campo, copre eventualità come primo soccorso, comunque è una polizza infortuni classica, chiaramente il caso morte, il caso invalidità, però non ce l'auguriamo mai. Uno che ce l'ha 12, abbastanza. L'abbiamo preso per i capelli, però è, diciamo, secondo noi è importante farsi la tessera. Io dico sempre per 10 euro, cioè siamo tranquilli un po' tutti, noi soprattutto come organizzatori del torneo, e poi con la tessera del Globasso ci saranno delle agevolazioni che però dobbiamo ancora un attimo studiare e implementare. Vi dico soltanto che per richiedere la tessera e il tesseramento al CONI sarà necessario avere una visita medica. È una visita medica non agonistica, quindi anche dal medico sportivo potete andare senza l'esigenza del, come si chiama, ecocardiogramma, sì, sotto sforzo. Sotto sforzo, esatto. Sarà sempre con l'elettrocardiogramma perché è obbligatorio, ma senza, diciamo, a riposo.
quindi è l'unica cosa che chiediamo. E nel caso fateci sapere, noi abbiamo delle convenzioni, vi possiamo andare da medici insomma sportivi a un prezzo agevolato. Detto questo, basta, diciamo, la parte noiosa è un po' finita. E niente, dai, facciamo un po' di... Johnny chiedeva se puoi ripetere le coppie, che non ha capito contro chi è. Ah, ok, facciamo un recap. Credo, un recap totale. C'è qualche altra domanda o... No. Siamo qui apposta, nel caso. Dicono che quello con gli occhiali è molto brutto. Ma sei tu? Siamo tutti e tre, qua. Ha fatto apposta. Allora, no, ripetendo per la gente a casa, il girone A prevede in prima fascia Molinari con Fallonieri. Con Fallonieri è un pilastro storico del Globasso, ha più o meno sempre partecipato a 4 edizioni, mi sembra che abbia partecipato su 6, quindi quasi sempre. Cambia però partner e lo trova in Molinari. Quindi sarà una coppia tutta da scoprire per i classici e i tipici tipi da Globassers. Ronzoni, altra coppia storica del torneo. Ronzoni, Lorenzo, penso che sia venuto sempre. Sì, tranne... È Loris? No, suo cugino è Aber. È un po' più alto. Vabbè. Comunque sono... mi hanno detto anche che sono migliorati, Voci di corridoio dicono che ieri c'è stato un pareggio tra Ronzoni stesso e Loris con Momente Mariani, quindi stiamo arrivando a livelli importanti, insomma. Però nel torneo ci sarà da scannarsi un po'. Poi c'è Johnny la Nera. Johnny è un ragazzo abruzzese. Guarda che umbro, però. Ah, umbro. Ah, sì, ragazzo, da Lodra, adesso all'Umbria. Mi scusi, Giulia. La Nera invece ha partecipato all'edizione Volti Nuovi, mi fa piacere rivederlo. E poi dalla Pozza Cavestro, anche loro hanno partecipato ai Volti Nuovi e da allora diciamo che non hanno mai perso occasione per venire al torneo. Nel girone B, Furfari Rinaldi, anche Furfari un volto storico del Globasso, ma cambia partner e sceglie Rinaldi, che è stato un po' un volto rivelazione nell'esterna che abbiamo fatto al Jungle, che però diciamo l'ha visto sconfitto ai quarti, e questa nuova coppia però può regalare soddisfazioni. Poi anche qui altri volti conosciuti, Figini. La coppia è una coppia inedita. Il fratello decide di affidarsi non più al classico partner Borroni, che però ritrova nel girone, ma alla sorella Adele. Borroni, viceversa, si prende la Figini Elisa, quindi l'altra sorella. Quindi sarà un bel intreccio. Questo è davvero un bel girone, interessante. Poi con Timonti, anche loro partecipanti dell'edizione Volti Nuovi, e li ritroviamo in questo Globasso di marzo. Ma questo è il sesto Globasso. Girone C prevede Baccellieri Fortunato, come detto in precedenza. Baccellieri al Doc, ex partner di Furfari. Quello dobbiamo capire, però. Chiederemo indagheremo. Che trova in Fortunato il ragazzo ideale, il partner ideale. Poi al girone C troviamo Galiberti, che è sempre anche lui un volto storico del Globasso. E anche Ursenigo, sì, è venuto spesso. Mi ricordo la prima edizione, Galiberti era venuto con... Con Cozzi, è vero. Quindi diciamo è una coppia un po' salterina, però ultimamente sono una corazzata. Figa. Sì. In terza fascia il nostro tesoriere, anche segretario, Momentè. Di Stato. Esatto, che tiene la contabilità del torneo, quindi sarà impegnato un po' su entrambi i campi. E poi, vabbè, Moro, Mariani, anche lui un gran giocatore. Adesso è da un po' che giocano invertiti, quindi non sapremo come si piazzeranno al torneo. Colpo di parkour. E infine Kotika Petrongari, che non conosciamo.
non so in che modo si siano iscritti, forse direttamente dagli annunci che aveva messo al Giada, però è insomma piacevole che insomma il Globasso stia arrivando un po' a tutti i padelisti della circolazione. E noi accettiamo tutti, tutti. Infine, girone D, chiaramente in prima fascia i finalisti della quarta edizione. Bravo, ormai l'ha capito. E poi ci siamo io e il buon Marzo. I finalisti della... Ah, cazzo, è vero, sono finale, della terza. No, seconda, no, seconda. Seconda, sì, sì. Finalista e redivivi, perché sa sopravvissuto. Io vivo. Tu eri vivo, lui era redivivo. Quindi due finalisti comunque. Due finalisti, cazzo. Poi c'è Ratti Manzini, come ho detto... Sono migliorati tanto, soprattutto Manzini, ha preso lezioni, mi ha detto che insomma è cresciuto bene. Ci becchiamo un po' di gente tosta. E poi Cassamagnago per due, probabilmente c'è quell'affinità fraterna o comunque familiare. Adesso non so se sono fratelli o cugini, fatto sta che c'è quel feeling che magari potrebbe mettere in crisi noi. Le altre coppie tra cui voi. Noi, esatto. Quindi questo è un po'... Dovresti pronosticare per te chi potrebbe vincere. Così, allora, facendola... Allora, io ho la mia coppia preferita. Che sarebbe? Orsinigo e Galimberti. Ah. Io tifo per loro. Ok, allora... Poi, chiaro, se li becco li massacro. Però... chiaro, quindi... Questa sono la coppia di Felte. Sì. Sono la F, sì. A me piacerebbe che, insomma, portino a casa il trofeo. E ti dico, se non riescono a passare il girone, perché comunque il girone non è facile, c'è il momento Mariani, Vacilia, cioè, non è... Il girone è complicato. Secondo me va ai punti questo girone, perché per gli scontri potrebbe esserci qualche sorpresa. Vinceranno sicuramente il Silver. Ah, vabbè, sì, si può stare. Però, insomma, loro sono un po' i miei favoriti. Tu? Hai qualche... I tuoi favoriti o i tuoi preferiti? I miei favoriti. Ambedue. Quelli che preferisco che vincano, oltre a me, chiaramente. Che ti fa, sì. Poi, sì, quelli che penso che vincano è Furfari Rinaldi. Però se devo mettere una scommessa... Esatto, su chi scommetteresti? Sì. Ma allora, se deve vincere un'altra coppia che non siamo io e Max, direi che spero che vinca Johnny. Perché è un mio amico. Quindi se dovessi scommettere su Johnny. No, questa è la domanda. Se devo scommettere su qualcuno, andrei su Furfari e Rinaldi anch'io, però sono i favoriti. E quindi vado su Buzzica Troppa. Su? Buzzica Troppa. Dove sono? Aspetta. Buzzica Troppa vincono il Globasso. Dici? Sì. Buzzica Troppa c'è una bella... Una bella grattata. Quindi Marzo dice Buzzica Troppa. Secondo me io chi voterei? Secondo me chi scommetterei? Se Cimino non ci sei, se no a occhi chiusi avevo già detto di te. E avrei anche vinto, lo so. Ma li lascerò con un colpo di scena. C'è una fischettina d'aglio. Cos'è, una freccia? Un L. Io e lui. Certo. Non la stiamo avendo qualità alte. Siamo in un momento un po' buio. Cambio. Sai che... Sei? Chi? Sì. Te lo dico io. Momento Mariani. Stavo per farlo, ma ci ho ripensato. Guarda, secondo me loro non passano neanche il girone. Così? Passano Borroni e Figini. Dici? Sì, secondo me sì. Va bene. Io so che voi sapete sorprendermi, io vinco 100 euro. Perché 100? Perché mi dà 100 euro. Ma chi li paga? Tu. Borroni G. Prendo dalla cassa del Globasso. Va bene, allora le cose ci sono. Fame, figa, Io direi che adesso potremmo cancellare e inizia l'Ipiglobasso! Il momento che tutti stavano aspettando. Vuoi fare una foto? L'ha fatta. Adesso però scusami, noi stiamo lavorando, tu ti puoi mettere già la pasta con le cozze, ma sarà che freddo poi, comunque ha un profumo pazzesco. No, ma non è un dubbio, mi leggo perché mi sta venendo una fame, non dirlo a me, figa, ma mi hai detto che hai mangiato e non avevi fame. Io ho capito, ma ciao, mangio la banana. No cancelliamo, guardateli per l'ultima volta. Cosa fai, Lede? Facciamo un impiglobazzer. L'impiccato.
Guarda, cosa pensi di questa edizione? No, basta. Cosa ne penso? Mm. Che sarà più bella di quella di prima. Anzi, no, scusa, dobbiamo fare un giro di ringraziamento degli nostri... i nostri sponsor. Ah, è vero, bravo. Figa, il giro di ringraziamento degli sponsor. Ma che quello mangia la pasta. Mangia la pasta organica. Ma dai. Non mi hanno ripostato. E lo so, glielo devo dire, infatti. Diglielo. Che mai dico. Bravo. Quindi, sponsor... Ce ne sono due, Due? Eh sì. Sponsor domani, del Globazio. Domani si è annunciato anche l'altro. Però, anzi, lo posso già dire. Ah, possiamo annunciare adesso? Mm. Uno è... Posso dirlo io? Qui ci lavoro. È il tuo negozio? Eh sì. Il mio negozio no. Naif Hair and Beauty Saloon. No. Cos'è che dà un taglio a chi vince? Due tagli? Sai cosa pensavo? Che se vince la donna... Non so cosa faccio. Perché no, se lo vuoi... Sì, gli mettiamo una piega, ci vediamo. Una soluzione si trova. Sì, non è un problema. Naif Hair and Beauty sponsorizza con questa edizione del Globazio con due tagli capelli, scriviamolo, se no magari non si capisce. No. Due tagli capelli. Omaggio, ragazzi, non dovete pagare. E ragazzi, li taglio io i capelli, quindi non lo so. Fate voi un po' come. Ho capito, omaggio. Omaggio. Ah. Naif Hair and Beauty Saloon, due tagli, capelli, omaggio. Ma valgono anche se uno viene ad aprile? Quando lo libero. Anche Natale, il giorno di Natale. Magari Natale, se potete fare un po' prima, è meglio. Ve li taglio io. Me la cavo, me la cavo. Non me la cavo. Me la cavo, no? Mi piace vantarmi del mio lavoro, me la cavo, so fare il mio, mi posso tagliare i capelli bene e scommetto che se verrete a tagliare i capelli da me una volta e vincerete questo taglio omaggio, vi innamorerete, non vorrete più cambiare barbiere e sarà il regalo più bello che vi avrebbe mai fatto il Globazio Padel Tour. Questo ottimo, ottimo, sì, boh, spero. Non so, non posso garantirti come si trovi... Il vincitore del Globazio, cioè il vincitore del Globazio è un dio praticamente. Beh, hai ragione. Quindi c'è anche una pressione da parte vostra. Non era una pressione. So quali sono le mie potenzialità. Ok. Poi possiamo annunciare sì, il secondo? Sì. Cancello? Sì. No, lasciamo. Naif, lasciamo. Ah, lasciamo. Va bene. Lo scriviamo sotto. Perché è meno importante. No, il secondo sponsor, secondo anche sponsor, lui omaggia. Rullo di tamburi. Ed è un ristorante. Un ristorante? E come si chiama? Come si chiama? Griller Hop. Griller Hop. Esatto. Hop. Perché lei la H è muta. Hop. Quindi. Hop. Magari con due L. Scusate. Griller. Sta scrivendo Griller. H-O-P. Hop, sì. Esatto, così. Hop. Esatto. Si omaggerà con che cosa? Con due cene. Due? Ho sentito bene? Due cene. Ho detto due cene. Pazzesco. E uno sconto a tutti i partecipanti del Globazio. È vero. Sì. No, non ci credo. Sì. Davvero? Sì. Pazzesco. No, a te no, perché non partecipi. Esatto. Ma io sono a dieta. Vabbè, è carne. E due cene e uno sconto a tutti i partecipanti. Yes. E più. Più, perché... Non più, sì. Più. Uno sconto. Ad ogni partecipante. Cad. Cada uno. Chi è che ci rompe le balle? Che... Non so. Se qualche ragazza non dico, magari c'è la vita. Sandra Tonali. Sandro, pazzesco. Sandra. No, non so chi è perché... Non... Attenzione! Due cene, sconto cada uno. Quindi... Pazzesco. Griller... Per i vincitori, insomma, premi buoni, altissimi, cazzo. Beh, cazzo, cioè... due tagli di capelli, una cena in omaggio, ma... che cazzo vedete di più? No, no, davvero. Ma si vede... Tutto il primo, tutti i primi, sia la cena che il taglio vincono il primo. Ah, ok. Cioè, ma sì, bel premio. Infatti stavo pensando che magari potrei fare... Il... Vabbè, magari li dividiamo. Questi qua potremmo metterli anche per il girone silver. Ah, magari faccio mezzo taglio di capelli a uno, mezzo all'altro. Magari chi vince è pelato e allora... Quello potrebbe essere un problema. Sì. Perché? Facciamo la varo.
Non c'è neanche la barba, ti regalo un prodotto, che cazzo sono? Vediamo. Va bene, va bene, va bene. Questi sono un po' gli sponsor. Poi chiaramente avremo dalla nostra un bel parco prodotti Globasso su cui focalizzeremo tanto l'attenzione. Allora, a sto giro. Lo possiamo dire o le lasciamo la sorpresa? No. Ahia, ragazzi, io non sono nada, nada. Vero, venite dal portafoglio carico perché c'è un paio di bombe alla mano che sono pazzesche. E innanzitutto, cioè, allora vi dico che è un'edizione limitata. Quindi i primi che arrivano bene alloggia. È normale che saranno trattati meglio di quelli che dormono e arrivano dopo. Perché chi dorme non piglia pesci. Ogni dunque, puramente casuale. Dunque. A meno che non sei cicciolina che li prende. Dunque. Partiamo con un giro di. Ma ovvio, di Impiclo Buzzer. Questa è la nuova sigla. Questa è la sigla. Comunque, Johnny ti chiede se vengono anche a termine il caso vincessi. No, sei tu che devi andare al ristorante. No, sì, Ciccio, sì, cioè adesso. Terni. Vieni, che cazzo è Terni? Sarebbe bello, però. Cosa? Che vado a tagliare i capelli a Terni? Il tuo trenino. Vai lì. Ah, se me lo paghi, no, vieni, te, però. A te non te li taglio se vinci, cazzi tuoi. Vedi di perdere. Pronti per. L'Impiglo Buzzers. Questa è la sigla. Allora, che parola possiamo pensare? Ce l'ho. Terni, capitale d'Italia. Ah, va, sì. Quanti abitanti ci sono a Terni? La Johnny e la Giulia. Ah, e zio Command. Siete in tre, siete. Banana. Bravo, indovina. Vabbè. Cioè, sto mangiando. Ma è questo il bello del... L'Impiglo Buzzer. Vabbè, l'hai indovinato, ma un punto per il... Ma tu che devi far giocare il pubblico, non devi... Scusa, ragazzi. Dai, però. Va bene, un'altra. 120.000 abitanti. Più Johnny, quindi 120.000 e uno. Ce l'ho. Globazzers. Sì, hai rotto il cazzo, però fallo fare a loro, non devi dirlo te. Vabbè, ma un po' di fantasia. Ho capito, ma stai lì. Minchiavo sempre rovinare, adesso non ce n'ho più, non ce l'ho. L'Impiglo Buzzo. Facciamo... ce l'ho. Che coglione. Dai, oh, stanno andando via tutti. Ce l'ho, vai! La casa. Prego, se avete lettere... Potete vai, dirle. Cominci con una lettera. Vai. S di Savona. R di Roma. Tu hai detto S. Io ho detto S... Allora dico L di Livorno. M, medesimo. O. R. E la ce l'ho io R. Sei tardo. E. Ce ne sono 10 di E. Oh, non ho ancora detto I. È una bestemmia. Se finiva con A poteva essere. Vi volete un indizio? No, non voglio. Vabbè, ho capito. A l'ace per forza. Ce ne sono due. Diamante. Bravo. Ma scusa, diamante. Ho detto la T. Non l'hai detta. No, non l'avevo detto. Di tavolo, sì. Giardi, bravi. Però magari ci facciamo come... Un altro round del Impiglo Buzzer. È perché che sfoca. Allora, un altro, l'ultimo. Poi Massi, dici tu cosa vogliamo fare. Allora, un altro facciamo.
Ce l'ho. Sentiamo. Diamante. Sono due parole. Ah no, ho sbagliato. No, no, anzi, no. La finale. Giusto, esatto. Sicuro? Sì. Due parole inglesi? Italiano. Ah, bravo, non mai detto. Vaffanculo. No. Cosa ne fai? Scrivo l'impiglobase. Impiglobazers. L'impiccoblazer. Ma è impiglobase. Gianni dice super tele. Ma vai a fanculo, Gianni. Beh, ci sta la super tele. Infatti. In piccolo bazzer. Sicuramente si legge. Comunque no, hai sbagliato, Johnny. Ci stava. E fai l'implicato. In piccolo bazzer. Io dico R. R c'è. E. Dopo l'R. T. Sotto. Sotto rete. E come si colpisce la palla sotto rete? Al volo. Bravo. E qua volevo arrivare. Ah, in quel senso. Ma voi giocate a padova o giocate a qualcos'altro? Sì. Tu, ma tu... Io allora, facevo uno. Questo perché ormai è svizzato. No, proprio di prima però devi fare la sigla, se non vale. In piccolo buzzers. Peccato, un po' tardi. Ce l'ho, uso quello viola che è... Non morire. Abbiamo un nuovo follower. Oh, Luca, grazie Luca Push. Grande. Grazie. Ma tra l'altro, se non sbaglio, anche Bomba ha iniziato a seguirci. Grazie mille Luca, gentilissimo. Se vuoi giocare con noi, stiamo giocando al In Piccolo Balacers. L'impiccolo blazer. No. Come si è dimenticato com'era? L'impiccolo blazer. Mi anche scritto. L'impiccolo blazer. No. L'impiccolo blazer. No, non è così. L'impiccolo picco blazers. No, l'impiccolo blazer. L'impiccolo blazer. L'impiccolo blazer. L'impiccolo blazer. Allora, ragazzi. Ma su due parole. Sono due parole. L'impiccolo base. U. Di usignolo. Riciclo la base di prima. La base di prima mi dice. Due parole. Vai, Lele, tocca a te. Sì, hai detto U. Non dirla U però. La U no. Dico una O. Ma è inerente al paddle? No. Ma, sì. E Empoli, cioè la vocale di Empoli ha detto possibile denso. I sarà per forza con una I. Sembra convinto, Mario. Da casa? Da casa? Nessuno? No. Quattro spettatori. Dai, da casa, fate andare la tastiera. C di Como. R. Bravo, lì, non è anche la R. Va? C'è solo una di R. S. E due? No, è Ciccio, una è mica due. È due S. No, è due S. Vabbè. L. L? Non c'è. È la testa. Ah, scusa. Abbiamo detto la R, la L. La T l'hai detta? T? No, ok, ho chiesto la T l'hai detta. No, non l'ho detta. T. No. M.
bambino. E lì sì, ci sta. Ironico. No. No, no, ma dai, sei una merda. Ma cos'è quella braccia lì? Non va. Vedi, bambino. Lettere N. Sì, N c'è per forza. Laurel. Bambino. Ma no, sono due parole staccate. Sì. Mica, non si vede. Hanno scritto bambino dalla chat. Ah beh, bravo. Chi è? Acons, Acones 44. Giusto, bambino, ma ci manca l'altra, Acones. Vediamo se riesci a nominarla tu, perché è un casino. Bambino. Ma è solo l'essi, sì. L'essi, sì. Latina, l'ho detto, l'essi, l'essi. Io ho detto la C e la L. La C l'hai detto. Anche la L. La L. L'M l'abbiamo detto, sì. Sì, sì, l'M, sì. Cazzo, cavolo, la D. Lettera, ragazzi. Ha ragione, deve andare una lettera. La... Ma dilla tu, scusami, la lettera. Ma chi è che dice lettera? Io, Acones, non so chi sia. Tu sai chi è Acones? No. Lo so, lettera, ragazzi. Dice anche tu una lettera, così andiamo avanti. Beh, dopo la R ci può essere la D o la B. Prodigio. Bravo, grazie. Grazie. Fa un cuore. La D era giusta. Se sei un partecipante del Globasso. No, mi sa che è un bimbo prodigio lui. Se sei partecipante del prossimo Globasso avrai uno sconto sulla birra. No, paghi tu. È vero, però era per dire. No, c'è gratis. C'è gratis, sei partecipante, gratis. Se sei partecipante, gratis, è vero. Sei partecipante, domanda? O se non sei partecipante, vuoi sapere cos'è il Globazzo? Se vuoi sapere cos'è il Globazzo, te lo dice il nostro presidente. Sì, ma devi fare la sigla prima di scrivere. Le basi però, devi fare la sigla. Sigla importante. L'impiclo Brazers. L'impiclo Brazers. E la Madonna. Tre parole sparate. C. Non c'è la C. No. No. La T. E basta, una T sola. R. R. Sì, no, era per dire, ho capito. A. Che cazzo è, la lettera anche la A mi serve? Cioè, non è sbagliare. C'è un'altra vocale, c'è. Sì. Dico la E. Che non c'è mai. Ma vai di prima, scusa. I. Sorti. C'è una lettera in mezzo tra la O e la S e la O, che non è la C, non è la R e non è la T. Potrebbe sporti. P. Sporti. V di Verona. Allora, non è la V? No.
Non è sportivo, non è sportiva, non è sportivo. Non c'è la C, però manca l'ultima lettera che... Scusa, la E, I, O. Abbiamo dato tutte le vocali. Sporting Java Solaro. Ah. Oh. E sì, ho capito che non era una vocale. Stai, perché non tornava qua? Sporting Java Solaro. Che sarà? Posto dove ci sarà il prossimo Globazzo Padel Tour. Top. Hashtag JP Morgan. Ma sportivo, no? Sportivo, no, sportivo sbagliato. Ma non ho capito se è uno che viene nel Globazzo, no. Non mi si fa vedere. Chi è? No, non chi è. Chi è, chi sei abbonato? 4 dicembre qua. Non abbonato, scusa, chi sei scritto. Sai come possiamo fare? Ma vuoi vedere chi sei scritto? In Piglo Buzzers. Bravo, questa è una sigla, impara. In Piglo Buzzers. Ci sei? Noi ci siamo. Vai. Vai. Ma no, Luca si chiama. Sì, no, prima. Quando non eravamo online. Ah, l'hai scritto? Ah, ma no. Oh, chi l'ha detto? L'ho messo io. Ah, l'ho messo sopra la cosa. Eh sì. Ah, ok. Quindi sì, quella è la T o la I? Questa è la I. Ah, infatti non capivo. Ok. Ma è la solita roba, quella lì. Tipo... Oh. Turno. Hanno scritto qua. No, non è la T. Non è la T, è una I. Ma non sa scrivere, sto scemo. Ha fatto la rete. Oppure tempo. No, non è una T. È una I. Questa è una I. Non so scrivere. Non è che non so scrivere. Questa è una I. Questa è una O. Allora, te lo dico io. Meglio. Tutti l'hanno presa per una I. Oh. No, però è di Italia Barretta, però. Oh, ora si capisce. Intro. No. Dai, di le vocali. Cioè, le consonanti. No, allora, no. Metto le vocali. No, consonanti. No, porca troia, ho detto. Sono tutte consonanti. C. No. G. L. Iglu. No. No, no, scusa, no. Dicevo. Dicevo. E iglu dice però. E iglu dice però, giusto? Dice però iglu. E iglo. Sì. Sì, ma se non c'è la L, scusa. No, 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 intro, no, 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 intro. Né intro. Neanche altro. Difficile. Chiaramente. La N l'abbiamo detta, sì. No. No. No, l'avete detta la N. E dillo. Cosa avete detto? N. I? Che vocale abbiamo detto? Abbiamo detto la A? La O? E basta. Sarà igneo. Igneo. Igneo? Giusto. Igneo? Che cazzo vuol dire? Viene so. Fuoco. Scotta. Igneo. Igneo. Infatti, ignifugo arriva da questa parola. Lo sapevate a casa? Si fa anche cultura. Lo sapevate a casa? A Cones? Igneo. Igneo è una soluzione. Va bene ragazzi, allora con igno chiudiamo qua. Direi che dopo questo igno possiamo chiudere qua. Me la spieghi anche le cagate che dici? Aie Globazor, grazie di questo commento. Sei utile come un dito in culo. Il presidente e i due spettatori ufficiali salutano a casa. Ah, volevo farvi vedere. Ah, vero, volevamo farvi vedere. Cosa volevamo farvi vedere? Non so. Che volevamo fargli vedere? Le slide official. Ma cazzo, hai fatto le slide? L'altra volta mi hanno fatto vedere. Ah, okay, sì, ma ho aggiornato con le foto. Ah, ci ha messo anche noi. Yes. Forse. No, non credo. Come no? Eccoli. Ah, dai, qua ho tagliato la legge. Ah, me la ricordo sta foto che l'ho fatta da aspetta. Solo. Bella raga, sempre al top, grazie Acones, gentilissimo.
Grazie. Eccolo qua, il team Twitch vi saluta e ci vediamo alla prossima edizione. Grazie di tutto, ragazzi. Ciao. E soprattutto ci vediamo sabato. Grazie a tutti. Buon globazzo a tutti, ragazzi. E buon globazzo, che vinca il peggiore. Come sempre, d'altronde. Termina. Ma chi è Cone? Secondo me è Coso. È quello di Voluve. Voluve. Ma Peduto? Ah, Voluve, quello di Voluve. Ma perché Peduto non viene più in live? È una merda. Adesso lo diciamo. Ma non c'è neanche. Non c'è, non ha trovato il compagno. Cos'è che ha Peduto? Non c'è per più. Ovvi motivi. Peduto non c'è.